quest'anno al Salone come nuova proposta c'è diciamo, l'evoluzione della serie Volo. Ho cercato di, diciamo, di sviluppare questa serie andando a prendere in prestito da altre tecnologie, tipo quella dello stampaggio del metallo, della plastica, di altre appunto, forme. Il progetto di questo patoccia nasce dalla osservazione che la cosa più importante quando si fa la doccia è appunto non scivolare. Ho notato che quando usciamo dalla doccia noi mettiamo un pezzo di qualcosa sotto i piedi, di un tessuto. Facendo una semplice macro del tessuto ho capito che quello lì poteva essere il sistema migliore per dare un'estetica interessante. L'evoluzione che ha avuto il lavabo roll presentato dallo gruppo Nendo in ceramica famiglia l'anno scorso, una sorta di abbraccio che raccoglie l'acqua e quindi questo foglio di carta che si racchiude intorno all'acqua per raccoglierla. Due o tre versioni di specchi contornati da delle lampade molto, molto interessanti. La struttura di queste lampade è tutta in ceramica e ricorda un po', appunto il nome lo dice, make-up, le lampadine che appunto rivestono gli specchi dei camerini. Un altro lavabo che si chiama doppio zero perché ha la caratteristica forma delle appunto di quei contenitori con cui si cuocevano, non so, il ciambellone. Un'altra novità molto importante è il rubinetto della serie Fold disegnato da Lorenzo Damiani. La caratteristica di questo oggetto è che nasce dalla piegatura e strozzatura di un tubo.